mi vide entrare con una valigetta e mi disse: ma che sei l'impiegato del cadastro? Con una valigetta, perché dentro c'è un soggettino che l'avrei portato per farlo leggere, per farglielo leggere. Beh, me mettiamo. E incomincia a fissarla per minuti interi. Io c'avevo un rigagnolo di sudore che mi cascava sulla cosa. Era veramente una cosa tragica. Sentivo proprio che cadere. A un certo punto gli chiesi dove stava il bagno, con la sinistra. Ritornavo. E questo che mi guardava, io dissi: maestro, ma che c'è? Che qualcosa che non va? Io devo capire perché mi fai ridere. Mi volle, gli lasciai il soggettino, mi disse: rivieni domani verso le 6 che l'ho letto e ti faccio sapere. Arrivai da lui e dissi: maestro, allora l'ho letto il soggettino, ti è piaciuto, far ridere? Lui di colpo mi disse: fa piangere. Ho preso, ho buttato la parte. Dai, siediti. Cerchiamo di pensare a un film dove tu potresti essere i tuoi personaggi in qualche modo. E piano piano facemmo il giro di tutti i registi d'Italia, a momenti. Alla fine giunse alla conclusione che dovevo essere io a dirigermi e a interpretarli e a scriverli, dandomi appunto De Bernardi e Benvenuti. Ed è partita così la carriera. E la mia carriera è partita grazie a Sergio Leone, che ha avuto coraggio perché ha puntato su un giovane. Io venivo dal centro sperimentale di cinematografia, mi ero diplomato in regia, ma non succedeva niente, non mi prendeva nessuno. Ero riuscito a fare due documentari belli, uno sull'Accademia Musicale Chigiana a Siena, un altro sui castelli del paesaggio laziale, altre cose così, d'arte. Però non riuscivo a farmi prendere in una troupe, anche come volontario. Dicevo: ma cavolo, ho fatto il centro sperimentale, ho un diploma in mano e nessuno ti dà la possibilità. Ero talmente, diciamo così, scoraggiato che ci fu anche un momento in cui pensai che la cosa migliore era continuare l'università e entrare. Mi ero laureato, però avevo tutto un programma di studi storico-religioso, quindi in qualche modo ero rimasto in buoni rapporti col professore, con tutto il gruppo di religioni del Vicino Oriente Antico, quindi pensai anche di tornare là, che forse non doveva essere quella la mia carriera. Io non è che morivo per fare attore, ti dico francamente, quindi ero più... Mi sarebbe molto piaciuto fare il regista di documentari, fra l'altro, pensate, poi la mia vita è cambiata tutta. È andata poi alla fine è successo così. È successo dal Teatro del Berichino, non stop, grande successo, Sergio Leone, i primi due film che tra l'altro hanno avuto successo subito. Ebbe più successo un sacco bello. Bianco Rosso Perdone ebbe un successo leggermente inferiore, tant'è che se ne andarono tutti. Io che sempre avevo già vinto un Davide Donatello come migliore esordiente, premi a destra e a sinistra, e improvvisamente ho Bianco Rosso e Verdone, che oggi è uno dei film più amati dalla gente. Però cosa successe? Arrivò Cecchi Gori, dopo se no successe questo, ancora di più tragico. Mia moglie andava a lavorare, mi diceva: ma non lavori? Io dissi: no. Tutti quei premi, tutti quei soldi che hai fatto quei film, no. Se ne sono andati tutti, dici: ma che lavoro è questo? Ma lascia perdere, se è così non ci avrei in futuro, se la faceva sotto, perché dice: io ho un marito che sarà disoccupato. Insomma, allora dopo tre, tant'è che io andai addirittura all'università per parlare con il professor, vabbè non faceva il nome, il docente di storia delle regioni, ti portai tutto il laurea, le cose, il vecchio libretto, tutto, per farmi riprendere là. Ho detto: basta con sto cinema, pensate. E il bidello mi disse: dove va lei? Dico: cerco il professore, le cose. Si è suicida. Si è suicida. Ma non
sketch è mio. Ci abbiamo capito niente. Allora, sono rimasti io con sto bidello. Secondo io disse a un certo punto, dico, a forza di speculare troppo, non ha creduto più in un cazzo. A forza di studiare cose. Può essere. Dopo tre mesi arrivò la telefonata di Mario Cecchicori, il papà di Vittorio, che mi disse che dovrei incontrare. Mi incontrò e mi disse, ho visto il ritardo bianco, rosso e verdone. Bravo, è belloccio come film, ma l'emigrante è poetico, ti voglio far fare un film. Pronti, ecco, il contratto era pure buono, mi dava pure un bel po' di soldi. E mi disse, ti do ampia libertà, chi vuoi come sceneggiatore? Dissi, dottore, non faccio i personaggi però, io devo fare un personaggio unico. Fai quello che ti pare, ti ho mica chiesto personaggi. Presi Enrico Goldovini, impiegammo 10 mesi per scrivere Brodaldo. Sapevo che là mi giocavo completamente la mia carriera. Dico, qua devo far capire alla gente che non sono soltanto quello che fa il virtuosismo, il virtuoso, ma che sa affrontare anche un personaggio unico. Lo scrivemmo duramente per 10 mesi e credo di averlo diretto nel migliore dei modi. Nel migliore dei modi, con tanta energia dentro, ero positivo, avevo una forza spaventosa, mi ricordo in quello del 1982, e ebbi una Eleonora Giorgi al massimo della condizione, l'ho diretta tutto bene. Alla fine questo film vinse la bellezza di 5 Davide di Donatello, fece un grosso incasso. E Cecchicori, siccome ha fatto un contratto unico solo, per paura che arrivavano gli altri produttori, mi prese a me e mia moglie e disse, adesso vi porto un viaggio, 20 giorni in Indonesia. 20 giorni in Indonesia, con me. Oddio no, mia moglie mi dice, no, ci avete da solo. In Indonesia ci porterà a Bali, sicuramente sì, vabbè, 20 giorni, ma che è 20 giorni? Io ce l'ho da lavorare, ma c'è ragione. Alla fine siamo andati 18 giorni a Bali, Jakarta, Bali, Borneo, con Mario Cecchicori. E là cominciò a far capire che avrebbe voluto produrre tanti altri film per me. E quindi...